Quindi vado su? Sì. Mi vado da questa scala? Da là. Le porte, le finestre aperte dovrebbero essere, guarda, quindi una là, una serie là sono e un'altra là. Gatto, grazie. Valerio, sì. Se ne fosse aprito dall'altra parte di lì, dalla parte a nord, c'è meno caldo. Quindi è meglio là. Si possono aprire, se ne può aprire anche un'altra, eh? Bella, Sono già aperte, però sbattono. Se poi ci faccio un giro io. No, Sellinda ha detto che dopo l'ufficio puoi venire a mirare. Come vuoi. Per me è un piacere aiutarvi. Anche per me. Grazie.
non è che non diciamo che i ragazzi là stanno parlando, non è che tu adesso dura di più. La tenessi l'aperta, che comunque riesco a dire. Forse non ero stato chiaro ieri, Valeria, però il biglietto che mi hai portato ieri, no, era un po' il discorso elettorale, no? Allora dovevi essere un po' più specifica, mi hanno fatto di mano. Sì. Grazie. Commentini, ieri mi dovevi dare un biglietto, non me l'hai dato. Ok. Per quanto riguarda l'altra cosa semplice, ma non per rispetto a me, perché non è quello. Rispetto al vostro lavoro, credo che chi partecipa giustamente alla serata di stasera dovesse almeno accennare, visto che stiamo facendo una cosa. Sì, capito, adesso benissimo, però credo che avresti dovuto non chiedermelo, almeno dirmelo, perché può anche darsi che, no, l'idea di stare, ci ho messo in una specie di bozzolo, no, adesso. Vedete in dinamiche diverse, le solite dinamiche. Non c'è alcun giudizio da parte mia rispetto a quello che viene, avverrà stasera, sarà bellissimo, mi farà benissimo il comando, però entrate in dinamiche diverse. Per cui avreste dovuto pensarci e parlarne. Poi, allora, vorrei che i musicisti, se stiamo a dire chi, come, perché, si ritrovassero tra di loro e componessero una musica. Vedete dove, quando, ci avete creato l'esposizione, trovate il tempo per farlo, e integrati da qualche cantante, se il cantante o la cantante ha qualche idea, vorrei che proponessero un'altra canzone per il gruppo, tra quelle che conoscete. Sapete di che cosa ho bisogno di una canzone che abbia ritmo, ovviamente non senza appunto nessun indizio, non la Valsugano, queste cose, no? Tutti mi dicono Maremma, è bellissima, è lenta, arrabbiata, bisogna anche sapere.
il ritmo che vada bene per il gruppo. Quindi pensateci, parlate insieme, componete. Tutto ciò non per il 35 settembre. Insomma, sì, 35 giorni, dai Marcellino. No. Vabbè, una cosa che conoscete già. Uno, se c'è quella, non lo so, quella danza lì, sì. Uno c'ha una canzone africana, no, mi è venuta, c'ha una canzone africana, una cosa che conosce, ragazzi, questa è perfetta. Lavorano i musicisti, si accordano, vedono, e la porta. Quella è una cosa. L'altra, la musica, quella è un'altra cosa. Si guardano quasi sempre te, Chiara, hai ragione. No, scherzo. Però, insomma, quella, la musica è un'altra cosa. Quella avete un po' più di tempo, giustamente. Ma anche è una cosa semplice, vedete. Se, insomma, non voglio... Se avete bisogno di farmela sentire a metà del corso d'opera, la fate sentire, no? Insomma, decidete voi. Prego. Quindi sono due cose diverse. Sono due cose diverse. Per quanto riguarda invece il testo sono musicale. Tempo. Si possono usare tutti gli strumenti. Tutti gli strumenti, siete una serie di persone, avete qui un piano forte a disposizione, ci sono chitarristi, fisarmonicisti, flautisti, okay. Uomini di fatica. Possono cioè... usare tutte le persone del gruppo? No, i musicisti. I musicisti sono 45, tutti e 45, se sono 7, 7. Ovviamente alla proposizione delle canzoni vi posso proporre, ma con il giusto, sto facendo un'apertura, Commentini e Daniela possono proporre, ma se hanno idea rispetto alla canzone, se non ce l'hanno, forse meglio. Questo non ve la prendete, sapete cosa dovete fare. Ok, abbiamo finito qua riguardo a queste cose qua. Strumenti. Ah no, sì, perfetto. Allora, avete visto, vi siete fatti il giro questa mostra? E insomma, voluta fortemente da Armando, e curata da Armando, costruita proprio le sue mani, insieme alle persone. C'era un'attenzione, c'è stata e c'è un'attenzione rispetto a questo e spero che ci abbiate messo anche voi la vostra attenzione. Silvio, quanti attori uomini sono rappresentati nella prima stanza? Ci sono delle foto di attori. Quanti attori uomini sono? 3 o 4. Marcello? 6. Allora, sono 12 foto in tutto. 9 sono uomini e 3 sono donne. Chi sono gli uomini? Aspetta. C'è Totò, siamo a 2. Sei su 9 è ottimo. Chi chiude gli altri 3? No, una alla volta. Alyosha? Valli, bene. Per Ruggero, ok. Luisa, le 3 donne chi sono? Valentina? Annalisa? Le 3 donne. Anna Magnani? Rina Morelli? Rina Morelli, abbiamo detto? Marca Valeri? Armando, sono giuste? Non sono giuste. Chi sono le 3 donne? Ah, tu che facile, ma che fai? No. Vuoi fare gol a Napoli, a casa tua, da solo nello stadio? No. Mauro, chi sono le 3 donne? Nuovi video. Anna Magnani, Franca Valeri e... Infatti la terza non è... Manca una, chi sa la terza? Armando, chi è la terza? Ok. Mm.
Larisa, qual è il tema del secondo ambiente in cui si va? C'è questa specie di cosa ottagonale e poi si va in un altro ambiente. Cosa incontriamo? Commentini, cosa incontriamo? Parla. Sì, la possibilità dell'architetto non è il problema di fare le colonne fuori doriche, come gli altri teatri, quindi la vecchia piantina, e si racconta dello scontro che c'era stato tra l'architetto e la famiglia. Ok, va bene, grazie. Elena, ci sono degli oggetti in questa installazione, oltre i quadri, i quadretti. Daniela? Oltre i quadri, i quadretti, foto, ci sono degli oggetti. Una alla volta, Silvio. Una maniglia, non so come chiamano, si mettono l'interruttore della luce. Come si chiama questo interruttore della luce? Quando? La flick. Ci sono? Poi? Un vestito. Ci sono un vestito di? No. C'è lo schizzo originale della piazza del teatro. Cos'è questo? Cosa serve? Guardate adesso. Quelle corde su cosa possono scivolare? Solo su questo elemento qua. Si chiama rocchetto. Ok. Poi come ce ne andiamo via di Chiara? A questo quadrone dell'architettura. Dove giriamo? Siamo al quadro qua davanti. Dove andiamo? A sinistra. E cosa troviamo? Una scala. Come ce l'ho fatta questa scala? Come sono queste locandine? Precise, appiccicate, incorniciate? No, non sono incorniciate, sono attaccate al muro, alcune sono rovinate. Ok. E c'era una di. Va benissimo. Roberta, che altro c'è su questa scala? Che la scenografa? Una volta salita la scala, tirano subito. No, non una volta salita, durante la scala. L'ho chiesto? Okay. Berta, cosa c'è che scenografa questa scala? Ok, e oltre le corde c'è un'altra cosa, un altro elemento. Che un po' è buttato per terra, un po' ce ne ha preso qualche pezzo. Telo? Arriviamo in fronte, Valentina, cosa troviamo in testa alla scala? Dove ci troviamo? In che zona è quella? Cosa riguarda? Chi riguarda? Per l'esattezza, cosa devi dire? È il giorno del mio compleanno, qui non il 21, non è il 6 maggio, è il? Il 9 maggio. E c'è una foto enorme di chi è, Nunzia? Come si chiama Martina? Marisa? Sella? Inizia la B. Alessandro? W. V.
Vera Vergane. E cosa faceva Vera Vergane? Quale è il ruolo? La figliastra faceva, esattamente. Chi mi serve? C'è una foto, c'è un primo piano di Pirandello. Ok. Noa, come sono messe le sue mani? C'è un primo piano. E le sue mani sono anche più avanti del suo viso. Faccio vedere. Non esattamente così. Come sono messe? Ok. Cosa c'è? Ci sono due oggetti. C'è la foto di Vera Vergane. Ci sono due oggetti. Una a destra e una a sinistra. Sono nel giro gli articoli. Dove? A destra o a sinistra? Destra. E a sinistra cosa c'è? Nunzia, a sinistra cosa c'è? Ci sono delle foto. Ci sono due oggetti alla base della grande foto di Vera Vergane. Marcellino? Ci sono il giro di qua, abbiamo detto, e un'altra cosa di qua. Quella c'è una rosa. Lo so, perché ce l'hai messa tu forse, lo sai bene. C'è una rosa, ok. Allora. Poi giriamo, no? Dove giriamo? A destra o a sinistra? A sinistra. Ma a sinistra che cosa incontriamo? Sì, pensiamo sulla... Una serie di foto? No, sbagliato, una serie di locandine. Ok. Diciamo da Mauro. Va bene. Non volevo... Mauro, un titolo e gli attori di quel titolo. Tre rosso dispari con Gasman, Salce, Guazzelli. Ok, Noa. Elena. Un titolo e gli attori. Daniela. Cristiano. Marcello. Maurizio. Gli attori di questo spettacolo non ricordo il titolo, gli attori erano Luigi e Carlo Ricchè. Metà. Della domanda. Roberto. Jacopo. Valerio. Commentini. Vale. Luis. Roberto. Com'è il titolo di quello di Totò Anna Magliani, Armando? Aiato, peccato. Alessandra. Rossella. Sono 30, 30 sono, almeno 30. Ariosha. Marcello, è te facile, dai, uno. Una difficile, allora me ne devi sparare. Chi è bruciato? È andato allora. Ok. Valentina. Non ci bisogna commentare perché mi sembra evidente. Valentina. No, dico quell'angolo lì. Annalisa. Valentina? Nunzia? Lorenzo? Armando, non vale, Silvio? Sono lui, c'è? Berta? Il titolo? È fatta ad angolo, no? Questa sezione. Ci sono quelle locandine qua, quelle potete ricandire qua. Nell'angolo cosa c'è? È fatta ad angolo questa sezione. Sono due muri, un muro e un muro. In questo angolo cosa c'è? No, è un altro mondo proprio. Ci sono le foto No. Delle corde. Sono delle corde appese a cosa?
altre non si fumano. Andiamo avanti, incontriamo delle foto di spettacoli. Chi uccide Ronconi? No. Ok, poi andiamo e ci ritroviamo sulla nostra sinistra un collage di roba che si chiama, come si chiama? No, non ci siamo, non è fai tu il tuo valle, come si chiama? Svelavalle. Ok. Ci sono degli oggetti appesi a questo svelavalle. Una scarpa. No, no, adesso non diventate tutti bravi. Tutto un tratto, tutti attentissimi. Una scarpa, poi una goccia alla volta. Un ventaglio, una cravatta, sono per esattezza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora vi ho detto scarpa, ventaglio, due gocce da lampadario, cravatta 4, non penso, no, la corda no. C'è un fazzolettino e una cosa strana, una specie di, sembra un taglierino, un tagliacarte. Ok, andiamo avanti e incontriamo, vabbè, tutte le foto, incontriamo il tavolo, diciamo, di Volonté. Cosa c'è sul tavolo di Volonté? Con o senza piattino? Con o senza cucchiaino? Cucchiaino. La tazzina è sporca o pulita? È sporca. Okay. Il posacenere con un sigaro? Il posacenere pulito o sporco? Sporco. Poi? Televisore? Sì. Che altro manca? Un telefono. E la lampada. Ok, poi andiamo avanti. Qua ci sono delle foto accanto a quel tavolo. C'è un'attrice che mi fa così, cioè rimane davanti la faccia. Ed è Pupella Maggio, lo dico io. Chi assomiglia incredibilmente a quella foto di noi? No. Se una sembra proprio una di noi. L'hai vista? È impressionante. Poi ripassaci per vedere. Poi, di chi è la statua lì uscendo? Il busto. Il trasformista. Ok. Mi racconto una storiella che sta nelle 101 storie zen. Cioè questo. Diciamo allievo, questo che vuole diventare, che vuole imparare anche appunto l'arte, il zen, vuole crescere. Guarda, questo maestro dice: maestro, ma io cosa devo fare? Sono 10 anni che studio. Lui dice: non bastano 10 anni di studio, devi studiare molto di più, devi viaggiare, devi conoscere altri maestri, devi studiare, applicarti tutti i giorni. Torna fra 10 anni. Vedrai che le cose saranno sicuramente migliorate. Passano 10 anni, questo allievo, ma è quasi un maestro, arriva, entra, fuori sta piovendo, entra, bussa, entra e dice: maestro, sono qui, sono passati 10 anni, sono pronto. Il maestro gli dice: stava piovendo, l'ombrello che avevi l'hai messo a destra o a sinistra degli zoccoli che hai lasciato per la porta?
Qui ha fatto silenzio e il maestro ha detto, ok, ci rivediamo fra 10 anni. Siete andati a vedere una mostra di giardinaggio, andate a vedere qualcosa che dovrebbe interessarvi. Ok? Un po' di stupidaggini sul... così... nemmeno, beh. Palchetto. Allora, un po' di cose in movimento, ma così, un po' stupide, un po' che vengono dalla tradizione, così capiamo e parliamo, se ne abbiamo parlato varie volte, di tradizione, innovazione. Allora, una delle cose che gli attori dovevano fare obbligatoriamente, stiamo parlando dell'antica italiana, oltre a non fare rumore per scarpe, compagnia bella, per avere un portamento, ma non perché semplicemente il portamento dovesse servire a qualcosa, perché allora viene, tutto ciò viene sempre preso dai, così nel, adesso, dalla modernità, come vabbè, le chiume, no? Il portamento del portamento, no, perché probabilmente non avevano, no? Tutto questo lavoro che stiamo facendo adesso, il dire no, non ti puoi portare il tuo, no? La tua postura fisica da fuori, che è data da una postura, come abbiamo dimostrato varie volte, interna, interiore, di modalità predefinite. Allora, dobbiamo avere tutti una base di partenza, no? In qualche modo essere uguali, e da lì si parte per poi metterci sopra i personaggi in maniera diversa. E allora faccio un esercizio con il libro in testa, in concentrazione, perché questa cosa ti dà la posizione, e il libro non dovrà cadere. Questo è facile, ovviamente. Però ore questa cosa qua. Perché se no, io cammino a papera. C'è una serie di cose, cioè ho questa gobbite che sta avanzando. Per cui, questa cosa ti dava il fatto che tu potessi essere, no? E da qui si parte per fare altro. Un'altra delle regole era girarsi in apertura, mi spiego, perché allora, intanto le mani, siccome non è il problema, sono che tutte cose che la gente ha studiato anni e anni e anni, voglio dire, no? Poi noi le vediamo come menzione, però almeno uno conosca il lavoro che altri hanno fatto, no? Che c'è stato un motivo per cui è stato fatto. Poi uno lo elimina ma sa da dove parte, il discorso l'abbiamo già fatto tante altre volte. Allora le mani, come potete immaginare, provate a mangiare un attore, se ne scena così. Belle? No? Già indicano qualcosa, se non indicassero qualcosa comunque non sono belle. Allora loro le tenevano così. Queste eravamo. E per imparare, così semplicemente. Questo, così come quella del bastone, no? Questa, questa. E per imparare gli mettevano i coriandoli in mano. Se cadevano i coriandoli, non può essere questo, deve essere leggermente aperto, perché questo si vede, no? Giusto? Questo, fateci caso, non si vede, non lo noti. Poi facciamo questa cosa qua, dice il pubblico, siete voi, questo chiude, questo apre, questo sta di qua. Quello che noi di questa, e lo facciamo questo. Naturalmente, parlando, discutendo, sempre in apertura, poi non faccio, non posso girarmi così, sempre in apertura, e girandomi avveniva questo. Parlo, faccio, brinco, tosto. Questa poteva essere anche tenuta in tasca, quindi nella giacca, che si usava, col pollice leggermente fuori, così. Guardate i film, li potete vedere, le sica, tutti, no? Quella cosa dice, madonna che classe! A parte qui ce l'avevano, no? La classe. Erano abituati a stare con giacca e cravatta dalla mattina alla sera, no? La giacca tu l'avevi, chiaro? Il jeans ha spostato tutto, no? Con tutto
per il bene che vorrei jeans, però aiuta una serie di modalità predefinite il jeans, ovviamente, che l'essere immaginato così. Questi erano abituati, certo, già che mio padre era giacca e cravatta, i vostri nonni, sicuramente, anche se non c'era la cravatta. Per cui questa cosa di classe era data anche da delle cose. Vedete, se guardate di sicca ci fate caso, anche nei film che non tiene la mano così, e fate questa cosa. E poi si fa, l'esattezza si fa con il piede qui, perché si è già pronti a fare questo. Adesso che quello lo faccio notare, però è così, quando il piede è questo in avanti, ok? Non le dovete usare, sono tutte stronzate, chiaro non le dovete usare, però dovete sapere. Sì. Vi capiterà di fare un personaggio di quell'epoca lì, male non fa avere questo tipo di portamento. Invece le cose che sono, che credo, insomma, valgono sempre, ripeto, ognuno fa come vuole. Sedersi e alzarsi dalla sedia. Se tutti ci pianti qua di una sedia, col culo qua, e c'hai una scena, metti i piedi come cazzo ti pare, se c'è una scena di tutto da alzare, vedete che fatica si fa? Allora non ci si mette mai con il culo, si mette sempre qui, i piedi sono sempre così. Poi se è una roba, se è un personaggio di un certo tipo, appoggerò, quando so che mi dovrò alzare, tu questo il corpo lo farà da solo, ragazzi, credetemi. Poi per alzarsi sedersi, la sedia ve la dovete calcolare prima, provate a immaginare il Giulio Cesare, si alza la sedia, il famoso discorso della notte, bene signori sappiate, questa è la mia decisione e d'ora in avanti sarà così, è morto, è già morto, prima di essere pugnalato è morto, la sedia là non la si guarda mai, se la si guarda è un personaggio, è un tipo. La sedia già fa il tipo come un personaggio, invece certi personaggi tipo quelli di cieco, tipo quelli appunto particolari, monomaniaci, uno che è in apprensione per una risposta sarà così, no? Uno che sta guidando una scena, che è il potente della scena, questi sono segni del corpo. Sono segni che il corpo dà e giù arrivano. Già basta due che si siederanno, uno così e l'altro così, uno di fronte all'altro, capisci già chi deve rispondere a chi. Dunque questo mai. Mai. Questo fa parrocchietta, fa proprio parrocchia, per cui tu lo devi sapere prima, nel cinema vi capiterà 200.000 volte di avere cavi, cose, e tu lo sai, qui gli ho data la sguardata, lo so, non ho bisogno di niente, o se no la sento, ho detto della gamba, no? Le famose spalle al pubblico, le spalle al pubblico non si danno mai. Per cui era chiaro, perché loro non avevano la concezione della quarta parete, no? La quarta parete è arrivata dopo, più tardi, cioè, la quarta parete qui è chiuso, io non sono qui a mostrare, no, questa indica tre pareti, questa sono loro. La quarta è quando entra nelle idee fisiche, per cui di conseguenza la quarta parete non c'è più. È chiaro che si fa anche questo. Ok? Allora, io lo faccio con me regolarmente di spalle quasi sempre, ma questo poi è dall'altra parte, appunto. Non bisogna esagerare dall'altra parte, però queste sono scelte del boss, del regista, a seconda di che cos'è, insomma, sono un sacco di cose, però sappiate che prima non si faceva mai. Sempre riguardo al passato, Marcello, puoi venire? Marcello e Marcellino.
se abbiamo, allora, il famoso era casma per essere una stanga, no? Allora, se abbiamo, qui non lo potete notare, ma in platea sì, se abbiamo Marcello, che è così, e Marcellino e io, che siamo molto più nanetti, automaticamente allora loro lo mettevano a leggere più indietro, no? Per forza, perché visto di Grillo c'era sempre, c'è sempre stato. Per cui, da giù questa cosa a fare. Come ci mettiamo qui, si vedono le nostre altezze diverse. Non c'è storia. Grazie Marcello. Altre cose invece che faccio gli attori, i primi attori erano questa qui. Io sono in scena con loro tre, un classico, ve la dico, sono trucchi del cazzo, non si fanno più, però si fanno ancora, le faccio, chi fa. Io sto parlando, e cosa faccio? Vado indietro. Se io vado indietro devo parlare con loro, cosa mi obbligo a fare? Grazie. Perché è automatico che ti fanno la portata in generale, no? Per cui questo è proprio un truccazzo da primatore, così lo si gira e il pubblico guarda solo qui. Grazie. Allora, l'ho già detto, questo è il mio gusto personale, ma in generale, il tarallo eliminato dalla vostra vita attoriale. Questo gesto non vuol dire niente, vuol dire assolutamente niente. Quando si dice lo spilla al culo? Lo spilla al culo, cioè sarebbe il risultato, dice che devi avere... Sì, che devi... Cioè, insomma, sì, qua a scuola, in accademia, ma se tanto serve, cioè per lo stare, no? La cosa è di avere... Sì, esatto, devi avere le chiappe strette, chiaro, cioè non si sta per lì, però appunto, di avere un tipo di presenza, no? Non questo, si vede subito. Ieri abbiamo visto nella sfilata, no? Come cambia uno che sta facendo se stesso, quando dice fai il modello, è automaticamente un'altra cosa. Il modello che non mi porta più un cazzo di lavoro è una cosa, uno che non vuole perdere il lavoro è un'altra, cioè poi aggiungiamo, però lavoriamo su una base che non può essere la mia, no? Che sono piedi a palla, dopo, no? Cioè, se già così dove vado? Cioè, da qua è pura lavorare, non so come dire. La base la leviamo. Allora, abbiamo detto i taralli. Da quando, no? Cellino, vieni. Ragazzi, sono cose veramente non sa più nessuno. I fraticelli. Un classico è... Tipo, vabbè, ce ne andiamo, uno sta dicendo una cosa, parla, ce lo vuoi andare verso la porta, vai verso la porta, vai. Questi sono i fraticelli. È brutto, no? Vedete com'è brutto? Allora, ma non le vede più nessuno queste cose, ma il pubblico le vede, cioè le sente, ve l'ho già detto questa cosa, si vedono, perché sono segni. Cioè, inutile, non è perché è la tradizione, se ci hanno lavorato queste peste di cazzo e ci hanno perso decine e decine d'anni, cioè, ci sarà un motivo, no? Allora, uno almeno che le sappia. Poi dice di farlo il fraticello, lo stesso, però almeno che sappia che esistono queste cose. E anche per rispetto del lavoro altrui, ma perché poi sono segni, ve lo dico sempre. Ah sì, questa cosa, vabbè, questo ormai, insomma, è così. Cioè, in generale non è che bisogna guardare per forza a chi stai rivolgendo la battuta, no? Ormai è così. Cioè, se devi esercitare per forza. Se guardi, mi parla lui, no? Questi vedi col corpo così, tutti girati di là. Insomma, ce lo possiamo evitare. Solo loro lo sanno. Cominciamo con due. Yes. Sempre una domanda, ma quando c'è un dialogo spazi, di prospettive, è chiaro che se siamo all'Argo di Roma o un'altra sala molto piccola in cui siamo seduti qua e voi siete qui, voi potete stare vicini.
ci potete stare qua, ma è chiaro qua con queste distanze due vicinissimi sono uno. Cioè, deve essere una, cioè è una scelta, non so perché. Qua, a queste distanze, da qua e lui è messo là, sembriamo vicinissimi. Non so come dire. E sì, appunto, poi concentri tutta la, la non so, la, 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 la forza, la tensione in un unico punto, cioè c'è bisogno anche, cioè, hai un teatro, e questo non è dei più grandi, anzi, anzi. Cioè, all'Argentina se ti metti, se ti appiccichi, cioè, non so come dire, non, dai, è lì, è piccolo. Altre domande? Bene, solo loro lo sanno? Alessandro, so, non si lancia nessuno. Perfetto, dai. Dovremmo creare una lamina se per la volete creare voi, dai. Sedie, poltrona, divano, su! Sapete quello che c'è in quella scena? Vedete che cosa vi può servire. Vedete, le sedie, no, 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 facciamo un momento, usiamo le nostre sedie, dai. Se ne servono altre, diamo, appunto, ci mettiamo sulle mele, c'è un'altra là, da allora, cominciamo a così, giusto per divertirci. Chi gli fa la stanza intorno con le cantinelle? Dai, al volo. Dai. Chiudiamole. Qua. Cominciamo a, a limitarli. Vai. Suona anche la porta, per cui quante porte vogliamo mettere? Quante porte abbiamo bisogno di sicuro? Una che la comune è quella che porta all'esterno, ok? Quella della stanza di casa. Per cui quella che porta, da dove si entra è questa qua. Quella che porta all'esterno, ok? Per cui questa bisogna lasciare, lasciami, non la dobbiamo riempire tutta. Diciamo due mezze cantinelle e lasciamo la, la porta là. Poi una che porta alla strada, conti cure e conti il giardino, qui è casa, insomma. Interno casa e solito a destra, ok? Per cui lei probabilmente ci darà lì, la, come si chiama? Gianna, Gianna, ok? Poi questo lo possiamo fare, lo vedremo, sia con le cantinelle, lo spazio, sia con le sedie, sia con voi che siete dentro, mi spiego? Queste tutte sedie con voi che guardate così, sia che le possiamo girare le sedie e ci mettiamo di spalle, no? E loro agiscono, queste sono cose poi vedremo improvviseremo. Scusa, c'è una porta anche qua, vero? Sì. Una porta qua e una porta là. Una porta qua, una porta là e una porta centrale, sono sempre tre, conti cool, conti il giardino e la buca. Perfetto, c'è la centrale, in modo che quando quello entra non si veda perché è centrale, no? Stiamo facendo proprio, visto che siamo in pieno 800, facciamo da pieno 800, no? E quando entra è questo, no? Questa deve essere, perdona, deve essere 4, non può essere completamente qui. Sono a metà della la porta è qui, centrale. Allora ci vuole due, date la mano. Certo, grazie. Vediamo se funziona, se ci piace, magari. Facciamo una bella cosa, va. Queste mettiamole tre invece no, mettiamole due, ci sono invece di tre. Sì, prendiamo la prossima. Stringiamolo molto, proviamo così. Così la facciamo molto. 800 minimalista. Che le due cose si accoppiano, ma molto, cioè, capito? Un po' clara, sì, c'è questa, ok, direi che qua chiudiamo la porta, perfetto. Adesso le porte non le facciamo, sono impazzite, va bene, intanto chiudiamole, poi le porte sappiamo dove sono, ok, ok. Proviamo a prendere quelle tutte simili, ma c'è. Ok, grazie, no? Dai, uno stallone lungo qua.
vediamo la porta. Allora, diciamo che per quanto è che sono stagioni da 5, mi sa, no? 1, 3, 4, più da 4. Siamo 4 per 4 per 4. Di loro lo sanno. Vai. Grazie, lo spingo. Siamo e già, no, abbiamo detto che siamo già a cottura. Vai. Stai attento a quello che dici. Lo sai già. Non mi interessa. Non lo so, non posso dire quello che voglio. Quello che ti pare. Tu fai sempre così, no? Che fai invece? Io faccio quello che devo fare e lo sai bene. Non mi sembra proprio. Sì, non mi stare vicino, mi dai l'occhio proprio. Sì, non è fastidio. Ma sono contenta. Cose serie a cui pensare. Sposto! Non ci incascherò, te l'assicuro. Sì, ancora più presto. Te lo proibisco. Quel che verrà. Ok, non lo puoi sapere. Roberta, non lo puoi sentire. Allora, non è scusa, non mi chiedere scusa a me. Dai, su. Allora, il freddo, dai, andiamo là. Il freddo, non è ancora presto, perché se lo segui chiaro, che allora, vedete gli occhi. Gli occhi. Ti porta questa scena tra. A vedere gli occhi, guardate. Un classico. Un classico. Cioè, queste sono le cose appunto. Che poi, alla fine, poi il regista non fanno. Sono cose stupide, ma almeno cioè, sappiamo appunto, dobbiamo andare al mare da Alessa, ci metteremo d'accordo su chi guida e chi sta dietro, no? Almeno quello lo facciamo, no? Non è che cominciamo a dire, secondo me, l'introduzione del motociclo, della storia mondiale a cambiarci anche solo me. E che ne pensi dello specchietto del televisore? Sembra che ti guardi, no? Facciamo questa banda al mare. Decidiamo intanto chi guida la resta. Semplice. Allora, chi porta questa scena? Chi comanda? Solo questa scena. Può anche darsi che nella stessa scena, non è detto, no? Nella stessa scena i rapporti di forza si cambiano. Diciamo, questo attacco di scena, chi è che ha? Chi è che si muove molto e che invece sta nel punto che ha? Si ha preso. Lei diglielo a questo stronzo, e se è lei, Alessandro? No. Già non è più così. Secondo me io avrei fatto te lo prendisco. No, te lo dico. Sto dicendo una cosa. Alessandro, sei convinto? Alessandro non è convinto, parliamo. Parlatene. Perché? Perché? Solo te lo prendisco? Solo te lo prendisco? Questo l'ho già detto, per l'ultimo che non faccio già. Sono proprio stata. Ma che fai? Poi tipo viene ventilato, cioè non è che viene ventilato. Cioè, facciamo un gioco, secondo me sono un maschista, diciamo che ha ragione. Ah. Portalo pure, sai. Vai, vediamo, andiamo a vedere. Quindi il lavoro? Non c'è la cosa. D'accordo, adesso non cominciamo a parlare, dobbiamo solo accordarci, sapere che la scena è iniziata, il climax è già alto, abbiamo detto, per cui ci aiutiamo dicendoci già delle cose, no? Come abbiamo fatto prima, ok? Non è detto che ci si debba, lo capisco, però non è detto che ci si debba muovere per forza per fare la lì. Insomma, dimette voi, vai. Stavo pensando, ok? Ci sono delle cose che devo fare. Non c'è niente da pensare, è così, comunque, basta. Sempre così. Quando potete cercate di non sovrapporvi, lavorate, improvvisate ma abbiate controllo. Vai. Il problema è questo, che pensi tu? Ti comprendo.
Sto. Hai la giacca? Va bene, una giacca, prendi sì. Una giacca? Ah, c'è una donna, hai una donna? Dai. Un foulard, una roba? No. Una camicetta. Una camicetta, sì. Non guardatemi, è un'incazzatura che sta montando.
montando, vedo, abbiamo già fatto quelle cose tipo, no, se guarda, mi fatti silenzio, ed è tutta trattenuta, ok? Siamo lì, ok? E quel momento lì, l'avevi girato dall'ultima volta. Aspetta. È silenzio. Quel momento di silenzio dopo una... Allora, abbiamo litigato molto, ok? Abbiamo urlato. E non è conclusa la cosa, ma perché non è risolto il problema, no? Sei uno stronzo, sei una traia! Siamo lì? E ancora non l'abbiamo chiusa, ok? C'è ancora da litigare, siamo in quel momento, dai! Queste due che aspettano risposta, Roberta. Roberta, ti sto dicendo, se ti metti così, e di uno che gli ha detto, allora, è vero che è un amante? Lo vedi o no? Sei litigato con lui, è questo, no? Hai litigato con lui. Non stai aspettando risposte da lui, ok? Aspetta, mi riesco a spiegarmi? Vai. Incazzata mi capisce, Roberta, non la perdere, eh? E siamo nell'Ottocento. Tenete, però l'incazzatura monta, sta montando Roberta, non recitare, non devi fare altro che quello che ti chiedo, fatti montare l'incazzatura, dai. Quando ve lo dico io, vi sparate 4-5 improperi, ok? E poi quando ve lo dico, stop. È chiaro, Roberta? Signorina Roberta, è chiaro? Eh? Deve montare l'incazzatura, eh? Che al momento io levo il tappo, deve venire fuori subito. Quello che viene, trovate. Ora! Gallina! Stupido! Ma io? Non mi offendere! Ok, chiuso! Ora sto montando! Quello ce lo deve dire prima! Hai dovuto partire, hai caricato! Non guardarmi, lavora! Hai su! È tappato! Non lo riusciamo proprio! Il tappo se levo lavoro prima! Ora! Subito! Improperi, subito! Ragazzi, ok! Ci siamo? Mi state seguendo? Ok, Roberta? Ok, chiudo la bottiglia. Monta. L'ha detto quella cosa là, Roberta? Te l'ha detta. La sopporto. Non la sopporto. Adesso sei incazzata, qua no, sei incazzata fino a qui. Si vede? Dai, manda su. Montare. Ora! Idiota! Cretina! Tieni. Ora! Demento! Adesso questa incazzatura qui, 800, non si possono dire vaffanculo, ok? Abbiamo lo stile per mandarci a fare il culo. Ora! Idiota! Stupida! Sono un cretino! Sono da provinciale. Sono cascato. Tappo!
Non ci ricascherò tanto facilmente, te l'assicuro. Presto detto. È ancora più presto fatto. Al tuo posto rinuncerei, dimmi da per me. Rinunciare? Io? Dopo tutto quello che è successo? Mai, capisci? Mai! E sei proprio tu a te questo consiglio. Grazie, grazie da te. Te lo dico per l'ultima volta, sei una falsa strada. Sì, e se ne pensi, l'assicuro. E io ti assicuro che la storia non si fermerà lì. Sarebbe troppo facile. Troppo facile davvero. Non ho mai insensato. A sentirti. Si direbbe che tu c'entri in qualche modo. E invece no. Ficcatelo nel cranio. Tu non c'entri per niente. Per niente! Quindi hai una sola cosa da fare. Stare zitta e lasciarmi agire. No, non sarò zitta. Così avrei ragione. Voglio che tu ti andare in diretta. Ma puoi stare zitta, insomma! No, tu non sai niente. Mentre io ho il dovere, capisci il dovere? Di darti dei consigli, di informarti. Non voglio che niente resti nell'ombra. Io so quello che so. Sempre le sue parole in bocca, alla fine poveretto che sei. Ma che pensi di fare al punto in cui ci troviamo? Tu non sai niente, assolutamente niente. Ecco il mio sbaglio. Se ti dico che so quello che so, è perché so veramente quello che so. Non come te, naturalmente, si direbbe sempre come... No, è troppo... Sto vedendo l'incazzatura, Alessandro. No, è troppo stupido. È fisica. Allora, le cose si fanno... Allora, niente di... Roberta, ma non sai che cosa fare? Non lo sai. Continua a fare quello che stai facendo. Oppure non fare niente. Alessandro, delle cose così... Così ti eviti queste, delle cose... No? Le grandi posizioni, ma tu invece c'è per l'Italia, no? Non sono certo, tu è. No, te lo giuro, credo, eh? Cioè, no, e dai, su, 800. Noi dobbiamo essere noi o partire da noi per trovare certe intenzioni, certe emozioni, no? Della scena, voglio dire. E poi le riportiamo. Quelli che qui lo chiama la sicurezza, ok? La partenza c'era tutta, no? Prendetevi, avete dei blocchetti, prendetevi il respiro, no? Sì, ho capito, no, non rispondo. La cosa del tappo che mi dicevo. Certo, no, altro. Ok? Aspettatela, dai, su. Non ci ricascherò tanto facilmente, te l'assicuro. Presto detto. È ancora più presto fatto. Ma tu posso rinunciare immediatamente? Sì, Roberta, il sì, me devo dire. Sei tu che comandi? Alla fine, ok? No, abbiamo tutto. Ok, perfetto. Adesso leviamoci questa cosa qua, poi partiremo, mi raccomando. Qui, in questa frangente comandi tu, ok? Per cui è lui che deve viaggiare. Ah. Lui. Presto detto. No? Cioè, è lui che defligge, non so come dire. C'è un previsto. Infatti. Di chi è quello previsto? Di. Vai. Fatevi il giro fuori dal cerchio, vai. Fuori dal quadrato. Qui vicino. Uno in un senso e uno in un altro. Quando lo dico io si entra dentro e si attacca. Contate, sapete cosa sta succedendo, questa questione non si risolve. Voi sapete qual è. Riuscite a non darvi una. Non vi potete scrivere. Guarda, è lui, Alessandro, è lei, quella là. Che lo sa lei, forse lei la causa di tutto, E tu invece un po' più sorniona, ah, sono io la causa di tutto, certo, e quella volta là, quando tu,
ancora più presto fatto. Lo vedi come lei c'è, lo vedi che è lui che deve venire? Resta detto, te lo proibisce, lo vedi che lei ha un altro passo? Ha un altro passo, è lui che frulla. Troviamo anche passi diversi, prima di entrare. La colpa è tutta sua, Alessandro? Io risolvo le cose, questa è quella pezza Roberta, no? Io risolvo sempre tutto adesso. Questo è di uno che ti ha, la faccia di uno che ti ha detto che tromba con un altro, non è questo il poi. L'incazzatura non è generica, te la sto. È tensione, è un argine di me. Io so come se sono le cose, non come te, guarda, guarda come piace. Qui hai un altro passo rispetto a questi sottotesti. Questi qua, eh? Allora, su! Dentro! Non ci cascherò tanto facilmente, te l'assicuro! Vuol dire che noi ti rispondiamo a guardare, se hai chiesto non puoi guardare, la quarta volta te lo dico! Su! Di nuovo! Non puoi perché così si fa che. No, se la prima cosa che fai è che hai presto detto, così sei. No, vattene, fuori dai coglioni. Ah, sei, sì, hai presto detto. Te lo proibisco, questo non lo puoi dire, te lo proibisco, no? Certe cose non le puoi dire però. Fai frullare lui. Senti che porti la scena, è ovvio. Su! Basta che siete nel clima giusto. Entra prima la signorina Roberta e si va a sistemare, perché tanto. Questo lo sa, se queste spalle tu monta, monta, signorino Alessandro. Vai, Ale! Non ci incascherò tanto facilmente, te la assicuro. È ancora più presto fatto. Te lo previsco. Quel che vedremo. Al suo posto rinuncerei immediatamente. Rinunciare? Io? Dopo tutto quello che è successo, mai! Capisci? Mai! E sei proprio tu a darmi questo consiglio. Grazie, eh? Grazie davvero.
sedie qua? Con quattro persone, si vede. Due sedie qua, tre, due. Prendetemi i tempi che ci vanno, eh? Potete spostare in appiccico, guardo fuori, che cazzo vuole quello là? Però carina arriva con quel coso, cioè è tutto libero, eh? Accorgiti che lui guarda le donne, c'è un macaco, che ne so, vai! Non ci ricascherò di te lo prometto. Presto detto. Ancora più presto. L'idea è giusta, Roberto, però loro non devono sentire, ma noi sì. Non ci ricascherò di nuovo. Non vuol dire mettersi là dietro e spararla, devi trovare il modo. Forse devi fare il giro, metterti da anche mi spiego? Vai, ballettiamo, su. Il testo te lo dico io quando, mettiti in situazione, Roberto. Quelle tette. L'argomento lo devi affrontare, Roberto, è giusto. Lei la scanterebbe l'argomento. Lei andrebbe là senza parlare.
Testo. Non ci ricascherò, te lo assicuro. Presto detto. È ancora più presto fatto. Ti continua a te. Io colpisco. Vedremo. Al posto tuo io rinuncerei immediatamente. Rinunciare io. Dopo tutto quello che è successo. Troppo facile. No? E sei pronto a dare questo consiglio? Eh? Grazie. Grazie davvero. Ti ripeto. Che tu hai fatto strada. Stop test. Signorina Luisa, cambia posto con la signorina che sta là. Ci devi parlare, eh? Testo. Se ne pentirai. Te ne pentirai. Amaramente. No, a te piace questo tipo, eh? Dai, io ho capito. Lavorare. Amaramente. Ma dovresti attaccare il motore con la tipa di l'altra. Questa storia non si fermerà qui. No? Troppo facile. Insensato. No, a quel tipo di l'altra non ti interessa. A te interessa il signorino Roberto Tartaruga. Troppo insensato, no? Lorenzo, la scella di Roberto puzza. Questo è quello che dovete fare, ragazzi. Questo è il vostro... No, no, non l'ho detto a te, Silvio. L'ho detto a te che puzza. Allora, lavorare. Tu stavi guardando il giornale di lui, era interessante, Silvio. So, ognuno... Quello devo dire io? Sì, però... questo è il vostro lavoro, mettere. Continuate a lavorare, ragazzi. Vedi come per tutti gli arriva al suo posto? Vai! E che tira tutto il cazzo che esce del giornale adesso, signore? Fa caldo, eh? Tu lo sai che problemi di sudorazione, Roberto, però la cosa più importante è che non può durare un'ora questo, Lorenzo, un attacco, poi tornerà altro, via. Noa, lavora, Mauro, lavora. Testo! Io non starò più. So tua ragione e voglio che insomma, tu vuoi stare zitto? Non pensare, non pensare di tenermi in silenzio. Ho una parte da dire, perché dico, non come ti faccio? Non so perché devo fare. Quando puoi, Luisa, non ti rompi le palle e tu cambi posizione, cambi posti, e ne hai tre liberi. No, vedi se la cosa ti può aiutare, eh? Ti guarda questo, no? Dai, Gesù. Ti guarda un altro, Manu. Non ti ripeto che sto non sta niente. Non sai assolutamente niente. Ho il dovere di tornare. Mantieni. Io so quel che so. E così? Perché non lo stesso? Cioè,
dietro di oggi, se no le devo fare. Lavorare, il tram sta andando. No, è tuo modo. Come fai? Io ti dico che sono quel che sono, perché sono... No, sono incazzato, sono perché io sono quel che sono, sono veramente quel che sono. Mi scusi, no, sono affreschi, non mi hanno preso niente. Mi lasci stare con questo cazzo di biglietto! Il biglietto lei mi deve dare, capito? Io sono un pubblico ufficiale! Questi ci si rivolgono uno ci dà la parte, no? No, no, signorina, e se lui pensasse quelle cose? Vai, lavora questo, giusto? Comunque c'è poco da fare, non è che ci sono altre soluzioni, no? Allora, o a destra o a sinistra, le soluzioni sono quelle. Certo, se scegli la prima cosa sarebbe bellissimo, una cosa anche la seconda, ovviamente. Allora, sul punto tu, non è... Se ti rivolgi a loro casualmente, le robe da pazzi. Chiaramente anche il secondo caso ci sarebbero più gravi rischi. Certo, a fare il rischio, a fare vantaggio, questo non c'è nulla. E se mi andassi? No, una pura illusione. Tuttavia io non so... Non una attrice pazza che recita, una pazza vera, Luisa, vai. Tuttavia io non so cosa mi fa pensare. Tuttavia! E stai zitto un'ora. Vai. Così, così, strappalo, strappalo. Vai. Delle due l'una. O scegli la prima decisione, o si va. Certo, se scegliessi la prima cosa, sarebbe un grande rischio. Ma invece nella seconda cosa,
veramente a pari rischi, pari vantaggi, non è che c'è più di scelta. Tuttavia, io lo so, cosa mi fa pensare che se io andassi... No, non è una delusione. Sì, ma che lui fosse... No, guarda che sei consultato. Oh, Giustino! Ma che bella sorpresa, non aspettavo. Pure non credevo nel mio caso. No, beh, dicevo, speravo un po' la sua vita, ecco. Ecco, fatto bene, ti siedi vicino a me, non mi è possibile. Sono in una certa... Allora, come è andata? Più male, bello. Allora, Giustino, entrambi in movimento, eh? Allora, ci è andato. Eppure, non ne dubitavo. Probabilmente non aveva altro da fare. Niente, mi fa sicuramente capire che lui ricorderà. Tornare, anche questa è una scelta. E... Ciao, Gianna. Le tette hanno sempre detto qualcosa, eh? Non ricordo. Prendono grandi decisioni poi alla fine. Lo so, però sei un maresciallo, ti ricordi, un generale, qui l'occhio ci va a finire, perché no, no, sono uomo. Sono, devi farmi vedere, ok, se guardi sempre là, no, se guardi sempre là non sei un generale. Lavora, è un'altra cosa, è che lui è un... e poi se giro... dai, su, dai, lavorare ragazzi, ok? Bene. No. Silvio Lorenzo scende dal tram. Non so. Marcello sul tram, Chiara sul tram. No, ma sei male, è tutto. No, 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 Marcello, Marcello, non ti preoccupare, ci penso io a lei. Qui. Va. Si scende da qua, Si scende da qua dietro, ragazzi, dove si sale, vai. Vanno e vengono dall'uno all'altro, non dicono mai cosa succede, prendono grandi decisioni e poi tutto lo stesso. Sempre gli stessi, eppure mi hanno raccomandato loro di essere prudenti. Parole al vento. Amico, povero Giustino, lei è una delle decisioni. Ma io con quei ragazzi ho capito bene. Ma certo! Ma con nessuno, promesso, ma mia cara Simona, con nessuno, con nessuno! Come può dubitare della mia discrezione? No, ecco. Passo il bagnato. Ma insensato. Com'è possibile tutto questo? Che dice? Non è vero. Non posso credere nei miei occhi. Cristiano molto più indignato, una cosa non mi guardare, vedo, non guardare, lavora, molto più indignato, molto più 800, ma come? Ma io, ma noi, io così onesto, voi, insomma. Ma non è possibile, non posso credere ai miei occhi. Beh, te l'avevo detto, non è una cosa incredibile, ecco perché ho detto un segreto. Questa cosa non c'è, non è riuscita da nessuno. Ma certamente, da nessuno, è già troppo, io e lei, pensiamo a un contento. Lei, io... Chiara, hai appena finito di andare a correre, sei una signorina che va a correre tutti i giorni. Già. Anzi, notevolmente in questo momento. Io. Però te ne fotti proprio. Se non mi avessi tra le mani, lo strozzerei. Del resto non siamo solo noi, sono due. Siamo due pesanti. È vero quello. Cielo, tu non sopporti di avere figli di vicino, eh? Questo è il tuo lavoro. Però, sei su, insomma, vedi cosa devi fare. Giustino. Povero Giustino.
Dove ci porterà? Simona, che sarò qui, qui vicino a lei, che ci sarà un barlume che sperà. Io combatterò affinché tutto il torno come è passato. Paolo, sei in dubbio tra quella che è salita e quella di... quasi quasi. Giustino, caro, il passato nessuno qui, nulla, qui a provare. Non ci sei, che chiaro, vai. Ma si fa così bene per questi nulla. Ma se le dico che sono qui. È così bello, poter stare là. Adesso che lei sa che io sono qui, devo andare. Spracca poco, Chiara. È probabile. Ma le scarpe, gli proprio... occhi, la sa, più di quanto non immagini. Potarsi, però, non comunque. Lei sa, io sono qui. Lei sa, perché vorrei restare. Ma sa anche, perché devo andare. Sì, ecco, dimenticavo, ma in fondo ha ragione lei. Comunque, lei mi promette che sarà forte. Sarà forte? No, no, non solo per me, ma per tutti gli altri, ecco, per lei. Non sarò imprudente, sarò forte, via di me. Simona, non posso andarmene senza... Su. Sì, in tutto questo avviene con... sì, più di ragazzi, si è più divertente, su. Cioè, sì, così ricordava la sala per la madre, no? Perché... Sì, a te, la rimascio di nuovo? No, è un tal largarante. Grazie. Ok, il mio personaggio. Simona, una Simona, qua. C'è nessuno? Senta Luisa, via. Vai. Ok, lavorare. Voi lavorate. Non ti piacciono le donne, ma ti piace il biondino. Marcello. A cui piacciono le donne, ne dai. Sbracca, sbracca Chiara, hai fatto quello che ti pare. Balletta, anche per te, Rossella. È una pazzia. Fuori la voce. Perché l'hai fatto? Fuori la voce. Perché l'hai fatto? Lavorare gli altri. Poi prima di scusarmi, perché l'hai fatto? Lo sai che perché l'hai fatto? Dopo te lo dico, però, prima. Hai paura che lei con le mani così possa cadere, no? È necessario. Dai, Luisa. No, non lo sai che lo va a vivere da sola questa cosa Rossella nell'altra sedia. Dai, vai. Vai lei. Se l'autobus anche per il tram anche per te, Rossella. Vai. È tranquillissimo, se n'è andato. E io invece io rimango con questo ricordo. Era solo un ricordo, non è cambiato assolutamente niente. Ce l'avevi anche prima. Fai tanto quella! Ragazzi, loro stanno diventando più forti di voi, non lo potete permettere. Loro stanno bassi, però, dai! Non posso sapere la verità. Grande recitata, Rossella, ho detto grandi, grandi gesti, quando vuoi. Rossella O'Hara, su! Finalmente saprò il mio.
No, non saprei niente. Facciamo i tre corti di Peter e li chiudiamo proprio, cioè li attacchiamo, facciamo l'analisi del testo, se c'è bisogno di tutta la giornata, facciamo tutta la giornata, almeno i tre li prendiamo, se siete se ne hai tutto, se togliamo tutte le cose, poi questi per esempio l'abbiamo iniziato, solo non lo sanno perché più da mandava appunto di buttare, non siamo stati così schematici, invece lì lo saremo, se ci abbiamo ce li mettiamo. Ci mettiamo in cantiere, il che vi aiuterà anche per la memoria, avere dettagli precisi. Bene, chi deve portare delle cose per domani ai porti, il gruppo musica, mi raccomando, il gruppo cantori di Norimberga lo stesso, ok? Buona serata e chi partecipa stasera alla merda. Grazie. Sapete appunto chi ha parlato con me, che chi aveva problemi me l'ha detto e io ho detto che non ci sono stati problemi. Ora, spero non sia.
se ne nascono di nuovi, ok, però non, insomma, non ne approfittiamo. Senza entrare nel caso specifico, perché ognuno sa che cosa ha sentito da me, no? Questa cosa delle cose entro oggi, delle pulizie, fate orecchio a questo discorso. Non arrabbiatevi se siete impegnati 3 giorni di tempo. Non dite io non faccio. Ok? Perché siamo tutti insieme a una dimensione di dare e prendere. Altra cosa, sull'ordine del giorno è lo stesso giorno, se non è più che c'è scritto, tutti i camerini usati anche prima. Non c'è nessuno che mi ha chiesto che cosa volesse dire. Qual è il primo camerino? Non è stato pulito, non voglio dire chi l'ha pulito perché non è interessante. Non deve essere pulito. Stasera c'è serata, come avete visto, molto scenografica, molto bella. Chi ha voglia di stare, benvenuto. Chi ha voglia di dare una mano all'accoglienza, non lo può dire a me. Si tratta di fare delle cose molto minime, ma è anche un modo per capire come funziona la vita serale di questo posto. Quindi... Abbiamo detto a Maria. Ho detto alle 9:15 che faccio i miei problemi. Ok, perfetto. Già però eravamo tutti, non eravamo un po' più. Sì, non c'è bisogno di tutti quanti, nel senso chi può, se già deve parlare con Maria, allora questo che ho detto, fate finta che è. Grazie. Thank you.
Ho fatto, l'avevo fatto, ho 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 fatto, ho
Cioè, era stato qua, l'hai vista? Era giusto qua? No, qua era giusto. Thank you.
Ma voi avete avuto già una carriera? Sì, come no, è proprio al comune di Roma, lo stai assunto. Io faccio la stagionale d'estate. Quindi... Secondo me ci sono ancora le cappe, tutto il dottore.
che non è salvato, tu purtroppo qua sei sottoposto giorno per giorno alla stessa qui, che non lo so che ti vorresti vedere con bastante quello che ti vorresti. Lo so. Thank you.
Grazie.